c'è l'abitudine a che cosa? Alla maschera, alla recita, poi molti non sono neanche bravi attori, li metti su. Guardate, gli attori scadenti, ti amo anch'io, chi c'è anch'io è proprio... Ma non arrivato al punto di dire anche io fatti pagare. Mi ami? Certamente. Ma figura! Ecco, perché le emozioni non sono più lì. Cioè, capite la parola italiana lì? Le emozioni non sono più lì. Dove sono? Come l'aquilone. C'è un filo sottile e vola. Quindi immaginate una coppia che si tiene mano per mano, ti tocca così, ti magrisci un po'. Colpito. Ecco, fai così con la mano, ecco, alza la gamba, ecco, così va bene. Ecco, come ragionamento stiamo insieme, fai così un po', perché, e come emozioni, no, la nostra mente sono due aquiloni invisibili, non so se viene nella ripresa l'aquilone. Siete l'aquilone. Vola alto. Allora quello dice, cos'è che stai guardando? Niente, sta guardando la pilota. No, sì, dopo lo cercare. Ma ti vedo un po' rapito. La maggior parte della gente, ricordatelo, e poi lei adesso registra proprio voi stessi, si suicida in cucina e muore in camera da letto. Perché mangia male, digerisce male in corridoio, però ha detto che non mi sento bene. Allora, noi dobbiamo imparare a esprimere pensieri positivi, anzi ripetete con me, pensieri positivi, emozioni positive. Pausa. Parole positive. Positive. Cibo positivo. Azioni positive. Chi è che viene prima? Se avete fatto caso? Parole, no, chi viene prima? Pensieri e emozioni che sono invisibili. Quindi il visibile di chi è figlio? Figlio bravo, lui dopo 40 seminari mi dà soddisfazione. Tutto ciò che è visibile è figlio dell'invisibile. Cioè, il corpo è specchio della mente. Quando uno dice qualcosa è già stato messo in moto sul piano invisibile. Solo che bisogna capire quale dei due piani ha messo in moto parole, cibo e azioni. Il piano del pensiero o quello delle emozioni? Ecco dove l'umanità sta soffrendo, divisa. L'Eden, il paradiso terrestre, è quando l'umanità aveva l'emisfero destro e sinistro collegato. Poi hanno detto tutti, ha dato la colpa a Eva. Perché ha dato la colpa a Eva? Semplice. Perché alcuni maschi non sopportavano che allo stato naturale, non chi, attenzione, l'energia femminile è una cosa, il corpo femminile è un'altra. È vero che il corpo femminile è un ottimo contenitore dell'energia femminile, ma non sempre. Se uno si mette a leggere un libro davanti a una lampadina spenta, la lampadina accesa, ecco, molte donne non hanno l'energia femminile accesa e quindi sono lì che sembrano, ma è una lampadina, sì. Allora il punto è perché il maschilismo ha avuto paura di un aspetto femminile che è anche nel maschio, che è l'emisfero destro. Quindi a un certo punto alcuni maschi hanno avuto paura dell'emisfero destro, cioè del flusso dell'energia femminile identificato simbolicamente nella donna, e quindi la caduta dall'Eden è: tu sei la via del peccato, tu sei la via dell'inferno, tu stai zitta, tu non capisci niente, tu sei sesso del... cioè giù, no. E quindi tutta la cultura da quel momento è diventata ragionata, misurata, tutta maschile. Quindi con eccesso di energia maschile a scapito di quella femminile,
la donna è stata vista solo come fabbrichetta di figli, noi ci metto su una fabbrichetta e mi produce un soldo, no? E quindi la riproduzione, che non potevi farne a meno, stai a casa, va, riproduci, alleva, stai zitto, ferma lì, no? Quindi come animale domestico. Ecco, allora tutta la società ha sofferto questa spaccatura tra il pensare e il sentire, tra il pensiero e l'emozione. Siccome il piacere è un'emozione, qua non si gode più. Allora si dice frasi tipo: l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Pensate se Napolitano dicesse: l'Italia è una repubblica fondata sul piacere, ma non gli verrebbe neanche la faccia. Oppure il piacere visto come corruzione, no? Perché dopo cosa c'hai? Molti pensano che il piacere, se sei un uomo, avere tante donne. Quell'altro pensa come donna avere uno ricco che paga tu, eh? Ma quando tu ricongiungi l'emisfero destro con sinistro, questa è la conoscenza eterna della vita, tutto diventa più sciolto e naturale, e il prodotto di questa pace mentale, la pace mentale, o dicono: vuoi la pace mentale? Sì. Allora devi riarmonizzare i pensieri con l'emozione, l'emisfero sinistro con quello destro, così, tac. A quel punto, quando hai armonizzato, la pace mentale produce estasi, sincronicità, buona salute, gioia di vivere. Allora, no? Andiamo in giro, non c'è gioia di vivere? No. Perché magari la gente, sai, un po' la musica smuove, un po' l'arco, un po' l'euforia, eh? Poi dopo, il giorno dopo, stanno a pezzi, no? Aspetta, tu vedi che... Come stanno? Stanno a dormire tardi. Ma non è tanto il dormire tardi, è tutta la sequenza. Non riesci a mantenere quello stato perché non è naturale. Pensate che gli studi che hanno fatto recente sul cervello, il cervello è in grado di produrre delle sostanze che sono delle droghe che vanno dagli oppiacei al DMT, addirittura alla psilocibina. Cioè il cervello, lo stato naturale, produce miliardi di microsostanze chiamate molecole o endorfine che creano il benessere totale in tutto il corpo. Ma quando è che queste due ghiandole, la pineale e la pituitaria, funzionano bene? Quando i due emisferi sono in armonia tra di loro. Cioè mai. Cioè mai, quando vuoi tu. Quando il maschio e la femmina diventano compagni di viaggio, invece che proprietari uno dell'altro, o truffatori, o predatori, o abusivi, o sciacalli, c'è anche sciacalli. Quando diventano compagni di viaggio, no? Cioè, tu sali su un treno, su una, lei dove va? New York, qua anch'io. L'aereo è più facile, che chiede a uno dove va. Cioè, ma che non fa scalo, però. Non che non fa scalo. Io una volta ero, ho vissuto 9 anni negli Stati Uniti, il secondo ero seduto, c'era una donna veramente molto bella. E questa qui stavamo atterrando, era il volo Atlanta New York, Karen si chiamava. Ho detto: please, can I ask you a favor? Ti aiutiamo, gli handicappati. Cavolo, vuoi che non aiuto questo? Ho detto: yes. Ha detto: durante l'atterraggio ti posso prendere per mano? Sì. Dico: sì. Ho preso la mano, sembrava, sai, il film Rambo 2, la vedeva. Fa: perché io ho paura. Siccome l'atterraggio è durato... Ha cominciato a dirmi: da dove vieni? Dall'Italia. Allora, sai, un po' l'emozione, magari all'ultima dialogo, cioè sono i condannati a morte. Si sa mai. Italia, I love Italy. Poi quando siamo arrivati noi, ho detto:
dove vai, chi sei, cosa fai, io avevo altri programmi, io ho detto segui segui il programma, no? Però questa qua era rimasta affascinata dal fatto che gli ha dato la mano, che perché io so che cosa ha affascinato lei, che in quel momento io ero lì, non è che gli ha dato la mano poi da pilone, io giro senza pilone.